Lo scavo è iniziato nel 2019, che ha portato nel 2021 e 2022 al rinvenimento di una grande vasca sacra all'interno di un tempio tetrastilo che è costruito probabilmente nel III secolo a.C. e sopravvive fino agli inizi del V secolo d.C. Anno dopo anno stiamo scavando il deposito votivo all'interno della vasca sacra, che ha vari momenti di chiusura, cioè momenti in cui il materiale sacro all'interno del santuario viene raccolto e deposto all'interno del fango caldo. Il primo grande momento è in età tiberiana, alla fine, insomma, all'inizio del primo secolo d.C., momento in cui probabilmente dopo la caduta di un fulmine, viene raccolto il materiale del santuario e votato all'interno della grande vasca. E poi su questa deposizione più antica, per oltre 400 anni, i romani continueranno a fare deposizioni sempre in bronzo, soprattutto sotto la forma di moneta. I nuovi materiali esposti all'interno delle sale meravigliose del Man raccontano della prosecuzione dei restauri e dello scavo. Da una parte, la figura dell'orante femminile, rinvenuta nel 2022, ma parte di un complesso processo di restauro coordinato dalla Sovrintendenza di Siena e dall'Istituto Centrale del Restauro, e poi un donario bilingue, una rarissima iscrizione in etrusco e in latino che testimonia la coesistenza di comunità plurilingui all'interno del santuario, un messaggio di accoglienza del santuario. Per l'anno prossimo lo scavo ovviamente continuerà dalla fine di giugno per oltre 4 mesi con studenti e studentesse da tutto il mondo, e il nostro obiettivo è sempre quello non solo di continuare lo scavo del deposito votivo, ma di comprendere l'evoluzione topografica del santuario, un santuario sorgente che si lega all'acqua calda.